Spesso sentiamo dire che dovresti dar loro da mangiare solo cibo per cani. Ma non è vero. Nel video di oggi parleremo di tre alimenti umani che fanno davvero bene alla salute del tuo cane. Latte di capra crudo. È davvero buono per il tuo amato cane. Il latte crudo in particolare contiene molti nutrienti. Contiene vitamine A, D, K2, grassi sani e aminoacidi. Il latte crudo contiene anche probiotici ed enzimi digestivi che riparano l'intestino e migliorano la salute della pelle. Contiene minerali ed elettroliti che rafforzano il sistema immunitario e riducono le allergie. Ma perché questa preferenza per il latte crudo di capra rispetto a quello di vacca? Poiché contiene meno allergeni, il tuo cane sarà in grado di digerirlo facilmente. I globuli di grasso nel latte di capra sono più piccoli e più facili da assorbire per il tuo cane. E contiene più vitamina A, selenio e zinco. Carote. Amiamo tutti la pelle morbida del nostro cane, vero? Bene, le carote sono sicuramente ottime, se desideri che il tuo cane abbia una pelle sana. Le carote sono una straordinaria fonte di vitamina A, promuovono la salute della pelle e del pelo. Masticare le carote non solo tiene occupato il tuo cane, ma fa anche bene ai suoi denti. Aiuta a rimuovere la placca, che altrimenti contribuisce alla decomposizione dei denti. Ricorda solo di dar loro da mangiare le carote con moderazione. Sono buone, ma l'eccesso può portare ad un'intossicazione da vitamina A, che è pericolosa per il tuo cane. Una mela al giorno toglie il medico di torno, per l'uomo. Ma che dire dei cani? Le mele sono frutti sani e ricchi di fibre. Basta rimuovere i noccioli, che contengono una forma di cianuro pericoloso per il tuo cane. Le mele sono una ricca fonte di vitamine A, C e fibre. La vitamina C migliora il sistema immunitario, mentre la vitamina A è un eccellente antiossidante che migliora la salute della pelle e del pelo. E nel caso in cui il tuo cane sia in sovrappeso, le mele sono una buona opzione per fornire nutrimento, senza calorie in eccesso. Controlla bene la mela prima di darla da mangiare al tuo cane, dato che le mele marce possono causare intossicazione da alcol nei cani. Per molto tempo le uova sono state considerate cattive a causa del loro contenuto di colesterolo. Per fortuna, le cose sono cambiate in meglio, poiché sempre più studi hanno sottolineato quanto siano grandiose. Il colesterolo nelle uova è colesterolo buono. Contengono aminoacidi che aiutano a costruire muscoli, riparare i tessuti e rafforzare il pelo. Essendo ricche di calcio, le uova fanno bene alle ossa e ai denti del tuo cane. E sarebbe fantastico se riuscissi a ottenere uova biologiche. Lavale bene, macina i gusci e dalli da mangiare al tuo cane. Per evitare disturbi digestivi, è consigliabile una combinazione di uova crude e cotte. Dai al tuo cane qualcuno di questi cibi salutari? Fateci sapere nei commenti qui sotto. Se ti è piaciuto il video, metti un like ed iscriviti.